Ciao Anna, siamo qui allora con Anna Scheffler, che ha appena vinto il torneo di Magnatica a $15,000 col punteggio di 2-6, 6-1, 6-2, quindi una lotta, perché comunque io che ho assistito il match ho visto il primo 7 e poi gli altri due completamente diversi. Cosa ci vuoi raccontare di questo? È stata una bella lotta, la partita, c'era un buon gioco, un dritto con cui ha fatto pressione. Io all'inizio un attimo dovevo cercare la tattica giusta di affrontare il suo gioco, poi il primo set lei ha giocato sta bene, che non ha quasi sbagliato, anche sotto rete, è uscita tutto. Comunque io ho cercato di rimanere là e poi piano piano sono riuscita di trovare una tattica contro il lei e poi sono contenta di che sono riuscita di mantenere quel livello di gioco anche che se metto il nostro tipo dalla curva forza aggressiva sì, è sempre bello E così a livello mentale, come ti sembra che dal primo al secondo al terzo set sia cambiato qualcosa o sei riuscita comunque a mantenere una buona concentrazione in tutti e tre i set? Allora, all'inizio è stato un po' difficile perché lei a un certo punto non mi ha fatto capire niente, quindi lì mi sono molto sforzata di rimanere proprio là, però poi sono comunque stata abbastanza calma e poi piano piano ho trovato la tattica, poi avevo le idee chiare e ho cercato di seguire questa tattica, di rimanere sempre concentrata, di mettere il focus su quello che voglio fare. Il risultato qual è ottenuto? E per quanto riguarda la battuta, oggi avevamo visto qualcosa dei 5 step strategies, cioè pensare bene alla battuta, mirare, focalizzarla, eccetera. Ti sembra che funzioni questa cosa? Sì, mi ha aiutato. La stai sperimentando? Sì, sì. L'ho fatto per la prima volta oggi, però già mi ha aiutato, mi ha dato sicurezza per la battuta, anche perché mirare la palla mentre che l'avevo visto. Mi ha aiutato tanto. Ti senti più sicura nella battuta? Sì. Confronto alle altre partite dove ho fatto un paio di doppi falli, oggi mi fa uno o due massimo. No, sono contenta. E poi anche la risposta, non è riuscita in alcuni casi lei a rispondere alla tua battuta, quindi era una buona battuta. Sì, molto profonda, sì. Andata bene. E tu qua l'anno scorso, cioè nel 2013 eri arrivata in finale, avevi perso la finale. Poi è nata la nostra collaborazione, qualcosa è cambiato. Nel 2014 abbiamo lavorato assieme bene e nel 2015 i frutti cominciano. No, sono cresciuta, mentalmente sono molto cresciuta come giocatrice, come analizzare il gioco dell'avversario. Sto molto più tranquilla adesso in campo di concentrarmi sul gioco e non pensare ad altro. E mi ha aiutato, sì. In quest'anno ti sei portata a casa il risultato. Hai qualcosa da dire che vuoi raccomandare agli amici che ci guardano? Allora, posso consigliare l'allenamento mentale, e poi Stefano è molto bravo, mi ha fatto migliorare tanto. Non ti ho ancora pagato e già dici queste cose così gratis. Niente, ti ringrazio allora, fai buon ritorno a casa e auguri ancora per i tuoi prossimi torni. Grazie mille, grazie Stefano. Grazie, ciao. Ciao.